Ed eccoci in compagnia del DJ Marco Guacci. Beh, cosa presenta il menu musicale questa sera? Beh, abbiamo la storia della musica di Radio Norba, la storia della dance in Puglia con Santi Byron, un mio grande collega per cui nutro una stima profondissima, professionale non soltanto, anche un legame umano che conserviamo da moltissimi anni. E poi sono molto felice perché questa sera accanto a me c'è la collega Claudia Cesaroni, con cui conduciamo una trasmissione che amiamo tantissimo. Abbiamo già intervistata. Benissimo, allora me la saluterai sicuramente. E poi ci sono i Bambini di Vasco, questa band fortissima pugliese che interpreta in maniera grandiosa i grandi successi di Vasco Rossi. Parliamo del rapporto con i giovani, non è semplice perché poi bisogna saperli prendere e bisogna far sì sempre che la musica sia qualcosa di sano. Io non sono un amante delle discoteche, però dico è giusto che ognuno si diverta in maniera sana. Sono contro coloro i quali demonizzano le discoteche, assolutamente, è un discorso sbagliato, però è importante sapersi divertire nella maniera più sana e giusta possibile. Sono pienamente d'accordo con te, io lavoro in discoteca da moltissimi anni. Tu pensa che arrivo in radio dopo un percorso molto importante, avviato in maniera precoce in discoteca, per cui ho messo la mia prima canzone in discoteca dietro una console a 18 anni, 17 anni, per cui vivo questo ambiente da sempre e sono sicuro che il messaggio che noi dobbiamo lanciare attraverso una telecamera, ma attraverso tutto quello che facciamo ogni giorno, sia proprio questo, ovvero la vita al di fuori e il divertimento al di fuori delle droghe e dello sballo in generale, insomma dell'alcol eccessivo, perché è completamente negativo, perché ti sottrae dalla realtà e insomma bisognerebbe fare molta attenzione a questo. Analizzando un po' in chiave psicologica, i giovani si trasformano in discoteca, forse perché c'è bisogno di scaricarsi, di rilassarsi, di mettere da parte le angosce quotidiane e trasferirsi in un mondo ideale che è quello della musica. Questa è una mia chiave interpretativa. Certo, certamente, e fin quando è la musica va benissimo. Ma non soltanto in discoteca, no? Immagina insomma di essere a casa, basta mettere gli auricolari e ascoltare la propria canzone preferita e insomma è questa canzone e la musica il potere di trasferirti su un altro mondo, no? Lontano dagli impegni, forse dalle pressioni di ogni giorno. È veramente sì. Ci saranno questa sera sicuramente i tormentoni dell'estate? Sicuramente. Quali? Allora, ce ne sono, guarda, questa estate è un'estate molto fortunata dal punto di vista musicale. Ci sono grandi canzoni italiane. J-Ax e Fedez ci devono essere. Esattamente, grandi canzoni italiane, quindi torna J-Ax, ma insomma non lo scopro di certo io. C'è questo spagnolo che si chiama Alvaro Soler, che in realtà è molto legato all'Italia. Sofia. Esattamente, c'è Sofia sicuramente. E poi ci sono molte canzoni dance che sono diventate pop intanto, quindi dalla discoteca, dalla musica underground, quindi per pochi, sono diventate canzoni per molti grazie alle produzioni di alcuni artisti che conosciamo benissimo come Ghetta e altri. Negli ultimi tempi, negli ultimi anni, come si è evoluta la disco music? Come ti dicevo, benissimo, sono molto felice per questo, perché negli anni 90 eravamo noi italiani a dettar legge, Franco Santi Baron te lo può raccontare perché quegli anni li ha vissuti. Andiamo a comandare, come va il tormentone, andiamo a comandare, sì, di Fabio Rovazzi, anche lì c'è un discorso, insomma, dance alle spalle, no? Però dicevo, negli anni 90 eravamo noi. Poi in realtà si è un po' persa questa cosa ed è tornata adesso con il Nord Europa, per cui ci sono dei produttori fortissimi nord europei che hanno consolidato il genere dance come genere musicale per tutti, quindi è diventato pop e anche molte star come Madonna ad esempio si rivolgono ai DJ per produrre i dischi e quindi capisci bene che i due mondi si sono avvicinati moltissimo. Non resta che salutarci. Grazie. In bocca al lupo, grazie, e buona crepi, serata. Crepi, grazie, ciao a tutti, ciao.